Inizia il quarto tempo di questa accesissima partita incandescente qui a Gorgonzola tra Monza e Novara, risultato di 4-3, qualcuno dice 4-4, però attenzione, palla pericolosa in mezzo di Ghiotto, respinge la difesa del Monza, ripartono loro, Gurzi ferma tutto, Gurzi, palla per Vitale, pericoloso in mezzo, interviene il portiere. Parte il Monza, parte il Monza pericolosamente, ferma ancora Alessandro Ghiotto. Partita imperiale di Ghiotto anche quest'oggi. Raiola per Di Gioia, palla un po' lunga, si rifugia al portiere il difensore del Monza. Palla un po' corta, poteva essere una buona occasione. Luca Recischi cerca di avere sulla palla, ma riparte il Monza. Palla lunga, Antonio Gurzi, e guadagna un fallo laterale Gurzi. Vediamo se c'è stato qualche sostituzione. In avanti mi sembra di vedere Di Gioia con Luca Lecischi, coppia centrale a centrocampo Ghiotto con Zonca, sulla fascia destra Giaquinto, sinistra Vitale, solita coppia difensiva, le nostre rocce, Raiola, Gurzi, in porta è tornato Ferrari. Ghiotto protegge la palla, fallo laterale. Di Gioia cerca di andare via l'uomo, fermato Vitale buttato giù, fischia l'arbitro, punizione. Lo specialista Alessandro Ghiotto sulla palla, parte la rincorsa, palla in mezzo, respinge coi pugni in portiere, fa sua poi la palla. Rischio. Dai Dylan, forza! Dai Dylan! Fischia l'arbitro, un fallo. Fischia un fallo l'arbitro. Fallo per il Monza. Ah, attenzione, Gurzi, bravissimo. Raiola in contrasto, lo vince ancora Raiola. Qui c'era un fallo, fischia l'arbitro, giusto così. Guadagna un fallo Lorenzo Vitale, cinturato dall'attaccante del Monza. Punizione. Cerca Ghiotto di addomesticare questa difficile palla. La prendono loro in mezzo al campo, palla che arriva nei piedi di Raiola che la gioca su Ferrari. Ferrari la gioca in mezzo per Ghiotto che la fa sfilare per Di Gioia. Interviene il difensore, ancora Federico Raiola, cerca e trova Lecischi, prolunga Lecischi per Vitale. Vitale vince il contrasto con quello del Monza, la prendono ancora i difensori del Monza. Palla all'indietro. Gurzi Antonio. Fa carambolare la palla sui piedi dell'attaccante. Rimessa laterale. Non ce la fa più. Di Gioia. Ghiotto, va via in mezzo a tre. Ghiotto cerca un po' corto la palla per la punta. Ancora Gurzi, un leone Antonio, guadagna la rimessa laterale, si occupa lui stesso della rimessa. Ghiotto la prolunga, Di Gioia sgomita con il difensore del Monza.
palla pericolosa lì indietro e guadagna un calcio d'angolo. Calcio d'angolo per noi. Non sale questa volta Federico Raiola. Comunque siamo sempre in 5 in aria. Con Ghiotto, Giaquinto, Di Gioia. Vedo anche le Cischi, Zonca, palla in mezzo, Ghiotto esce il portiere. Ancora Vitale, 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 fermato, fermato in modo falloso. Punizione, 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 sempre Vitale col suo sinistro sulla palla. Si sistemano in aria i soliti 5 di prima. Batte no col destro, pericoloso, c'è il gol! E c'è il gol! Anzi, era Lecischi! Luca Lecischi con il destro! La mette all'incrocio! E la mette all'incrocio! 5-4! Da far vedere queste punizioni in giro le scuole calcio! Palla all'incrocio, Luca Lecischi la mette lì e toglie la ragnatela. Oh ragazzi, sono un po' di parte, scusate. Ci scherza, si scherza, poi li conosciamo. Salire! Bravo! E riprende già qui ancora un fallo per i nostri. Fischia l'arbitro. Ghiotto, Ghiotto ne salta due, Ghiotto prova a saltare anche il terzo, fermato dal quarto. Quattro a quattro, Iuri, partita sempre più avvincente. 4 a 4, ricordiamo che però per molti siamo 5 a 4 per noi perché c'è stato annullato un gol nel secondo tempo per un fallo di mano indiscutibile. Ma va bene lo stesso. 4 a 4, ancora Antonio Gurzi, rilancia in avanti, lotta Vitale. Lotta Di Gioia, rallenta l'azione, Lecischi, ferma, riprende Zonca, che cade a terra, attenzione. Attenzione, non fischia l'arbitro, ma il fallo c'era ed era anche nettissimo sulla gamba d'appoggio. Rimane infatti Zonca. Zonca, fai respirare. Partita molto maschia quest'oggi, come dalle attese. Iuri, si sapeva. Si rialza Zonca, si rialza Zonca, sempre in grado di proseguire la partita Zonca. E si riparte con un fallo laterale. Vitale, Vigio, Vigio per Lecischi, protegge la palla Lecischi, ha un po' di spazio, la mette in mezzo, il tiro di Zonca. In equilibrio precario, cerca un tiro difficilissimo, attenzione al portiere, cerca un dribbling, la prendiamo noi e poi loro.
riparte il Monza, Vitale stringe, bravissimo Vitale Lorenzo, ritorna Antonio Gurzi, bravissimo, un leone, prende tutte lui le palle, Iuri, le prende tutte lui. Grande partita quest'oggi, grandissima, grandissima partita dei nostri difensori, Raiola, Gurzi, due leoni veramente, quattro tempi per loro. Palla a portiere Ferrari, che la rigioca su Gurzi, ferma però l'arbitro, ci sono stati dei cambi da parte del Monza e allora rinvia lungo. Iotto fermato, tenta il tiro, attenzione, la posizione angolata, molto lontano, respinge Ferrari in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Monza, attenzione che sono pericolosi sulle palle alte. Iotto, no, Raiola, Raiola, bravissimo Federico Raiola, ma riparte ancora il Monza, bravo, bravo già Quinta, interviene, ferma l'azione del Monza in calcio d'angolo. Ancora calcio d'angolo, mucchio selvaggio, parte la parabola, Ghiotto respinge, Zonca. Vieni, bravo. Dai, dai ragazzi. Bravo. Larga, larga. Dai, Baba. Di Gioia, si gira. Bravi, dai ragazzi. Torna, torna Giacomo, torna, dai, torna. Dai, ragazzi. Dai, Diego. Gurzi copre la palla e guadagna la rimessa da fondo. Antonio, sono senza parole, Iuri, oramai non so cosa dire per i nostri difensori. Partita di estremo sacrificio oggi. Rilancia Ferrari. Attenzione, palla corta, difensore, deve uscire il portiere e respingere coi piedi. Iotto anche lui stanchissimo, ma con Gurzi ancora e ne salta tre. Gurzi la gioca su Lorenzo Vitale, si fa vedere Zonca in sovrapposizione, eccolo servito, Zonca palla ancora Lorenzo Vitale, Zonca palla in mezzo, fischia, viene fischiato il fuorigioco. Il fuorigioco viene fischiato, fiscalissimo l'arbitro. Fischiato Iuri, un fuorigioco al quarto tempo, dopo una partita del genere. Riparte il Monza. Vai Matti, bene. Palla lunga, Ferrari esce, fa sua la sfera. La mette giù. Cerca con una palla corta i nostri attaccanti, ma sono ancora loro. Antonio, attenzione, ancora Antonio, fischia l'arbitro e fischia una punizione per il Monza, ennesimo fischio contrario. Punizione, palla in mezzo, palla sul fondo, anzi no, calcio d'angolo, già Quinto in calcio d'angolo, respinto, ancora calcio d'angolo, palla in mezzo, ancora Gurzi che respinge, ricorre la palla a Zonca, arriva sulla palla ma in fallo laterale, cambi in vista. Cambi per mister Tessera quest'oggi, ricordiamo ancora l'assenza del mister Ieraci. Esce Vitale, è entrato Ferro in attacco.
Già quinta, si sistema a sinistra, Zonka a destra, mi pare, il nuovo assetto. Quindi Ferrò e Di Gioia, punte, in mezzo le Cischi con Ghiotto in mezzo a campo. Questo è l'assetto dei nostri nove. Rimessa laterale per il Monza. Respiriamo un po'. C'ha quinto, la mette ancora fuori. Grande Zonka in anticipo, il tiro dell'attaccante del Monza, respinge Ferrari, ancora Zonka, Zonka, inesauribile Zonka, si lancia sulla fascia Zonka, cerca il cross, bellissimo, ah, peccato, era una buonissima azione questa, ma ha chiuso bene la difesa del Monza. Sa quinta, Ghiotto, Ghiotto, non va via Ghiotto, fermato questa volta, riparte in contropiede in Monza. Dai Ciccio, Ciccio, Ciccio Caputo, un altro ex. Attenzione, può andare cross, Antonio ferma tutto e Ghiotto, Ghiotto cerca la punta per Di Gioia. Di Gioia, Di Gioia, Di Gioia, da fastidio, attenzione, palla indietro al portiere che rilancia, squadre lunghissime adesso, Iuri, la stanchezza oramai si fa sentire, mancheranno 4 minuti, siamo quasi agli sgoccioli di questo match molto combattuto. Entra un altro ex nel Monza, Cristiano Vallecaro, grandissimo ex, grande Valle, un saluto anche al papà. Fallo laterale. Dai papà! Attenzione, Ferrò, Ferrò, la palla che si impenna, respinge ancora la difesa del Monza. Le Cischi, Luca, e fa sulla palla, cerca un preziosismo, attenzione però, adesso ripartono loro, palla interessantissima, attenzione, pericoloso il Monza in contropiede, palla alta sopra la traversa. E lì dobbiamo essere molto attenti sulle ripartenze. Però Iuri, devo dire che già Quinto aveva stretto bene, ha dato fastidio al momento del tiro l'attaccante del Monza. Le Cischi, Le Cischi, cerca Ferrò, 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 rincorre questa palla, Fabiano, rincorre la palla, falla sul fondo. Ultimi istanti di questa accesissima partita. Fischia l'arbitro. Facciamo una sostituzione anche noi, esce già Quinta, stremato Daniel, anzi no, cambia idea mister Tessera, esce Le Cischi, entra mi sembra Vitale, Lorenzo, entra Lorenzo Vitale, ricordiamo Luca Le Cischi non al 100% della forma per un problema che si trascina oramai da più di un mese alla caviglia. Ghiotto, Ghiotto, va il tiro Ghiotto, il tiro! Palla lato, palla lato, palla lato, Iuri. Federico, Federico Raio, l'impressione sull'attaccata del Monza, si rifugia all'indietro. Palla lunga, palla lunga, interviene Gurzi. Ancora Antonio, ancora lui. Ferrò, sponda su Zonka che si gira, palla per Di Gioia che fa sponda su Lorenzo Vitale, scivolano in due, attenzione, siamo un po' scoperti in mezzo al campo, ma anche loro sono stanchi, Iuri, la stanchezza si sente per tutti oramai.
tenta il tiro pericoloso, oh! e Ferrari interviene ancora lui, seconda parata miracolosa, direi che questo qua sarà e la mette problema. E la mette in calcio d'angolo, forse ultima azione per il Monza, ultima azione, parte la parabola, Ghiotto ferma tutto Ferrari, attenzione però in pressing il Monza sul portiere, e alla fine segna il Monza, incredibile, su un'azione di disturbo sul rinvio del portiere, ma non poteva andare, azione di disturbo, poteva andare il portiere, non lo so Iuri, è stata un'azione di disturbo al portiere al momento del rinvio, si sono presi il gol, ma non cambia niente per noi, i ragazzi sono stati sempre bravissimi. Dai ragazzi, dai. Ghiotto, va via in mezzo a due, Ghiotto, palla per Di Gioia, calcio d'angolo, sale Raiola, tutti dentro, ultima azione, la battuta, calcio d'angolo, ancora palla per Giaquinto, la rimette in mezzo, la prendono sempre loro, ancora Giaquinto, palla bellissima, e finisce qui, risultato ingiusto, vincono loro 5-4, ma l'ultimo gol sicuramente da non convalidare e un rigore non dato per noi, risultato giusto Iuri, credimi, poteva essere anche un pareggio quest'oggi, nulla da dire, bravissimi tutti, a presto.